Ed eccoci nuovamente in diretta, siamo a cambiare argomento come anticipato e andiamo subito a salutare il prossimo dei nostri ospiti, a fare molti complimenti all'onorevole Palagiano, nuovo presidente Commissione Errori e Disavanzi Sanitari da ieri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, molti complimenti per la nomina. Grazie. Ecco, è arrivata l'altro ieri, insomma, questo incarico, no? Conferito da Gianfranco Fini, prende il posto dell'onorevole Leo Luca Orlando. Insomma, io immagino che già abbia dato un'occhiata alle varie carte. Sì, proprio stamattina ho cominciato a mandare la prima lettera di chiarimenti, perché noi abbiamo un modello di lavoro che, diciamo, è abbastanza singolare. Cioè, non solo riceviamo ovviamente quelle che sono le denunce da parte dei cittadini, degli addetti ai lavori, quindi di medici, paramedici, di servizi e quant'altro, ma anche quando vediamo che sulla stampa ci sono delle notizie degne di rilievo, di disservizi o di presunta malasanità, chiediamo subito spiegazioni e informazioni. E questa mattina abbiamo già fatto la nostra prima lettera e quindi chiederemo un rendiconto di quello che sta accadendo. Ecco, da subito vi siete messi all'opera, insomma, forse anche rimarrete sulla stessa linea già intrapresa dall'onorevole Orlando, oppure avete intenzione, insomma, di cambiare la rotta magari? No, di lavorare ancora di più se possibile, voglio dire, nel senso che il momento è critico. Capirete bene che quando si parla di spending review, quando si parla un po' di vedere se ci sono degli sprechi, e Dio sa quanti ce ne sono in campo sanitario, poi c'è ovviamente il rischio che i tagli portino non solo tagli, diciamo, agli sprechi, ma anche a quelli che sono i servizi. Quindi bisogna garantire il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e vigilare attentamente affinché i tagli, appunto, non si traducano in una mancanza di assistenza. E quindi, dico, il lavoro è ancora più intenso, perché meno soldi hai, certo, è ovvio. Certo. Tra l'altro, in tutta questa situazione lei è arrivato forse proprio nel momento peggiore, insomma, in cui si parla anche di tagli alla sanità, di tagli pesanti che andranno ad incidere altrettanto pesantemente anche sui vari sistemi sanitari delle regioni, no? Certo. Infatti la Commissione si occupa sia dei disavanzi regionali, e sappiamo bene che in Italia abbiamo tante regioni che erogano sanità d'eccellenza, delle altre purtroppo che non garantiscono neanche i LEA. Abbiamo tanti tipi di società di sanità, quante sono le regioni, quindi abbiamo almeno 20 tipi di sanità diverse, dico io, e c'è da vigilare tanto, perché in genere c'è un paradosso: le regioni che spendono di più sono quelle che garantiscono un servizio peggiore, e quindi questo paradosso va assolutamente, come dire, combattuto. Bisogna far sì che erogano la migliore prestazione sanitaria lo facciano col miglior rapporto qualità-prezzo, altrimenti non si può parlare di farmacoeconomia facendo soltanto dei tagli orizzontali. Quindi il controllo ci vuole, e la commissione è stata creata proprio per questo, per vedere quali sono i presupposti degli errori, perché molto spesso c'è una spettacolarizzazione dell'errore, della colpa medica, no? Sì, c'è questa contrapposizione, il medico, diciamo la verità, molto spesso il medico sbaglia perché ha delle condizioni locali che sono pessime, e quindi se non si rimuovono queste criticità purtroppo si ripeterà l'errore. Quindi, al di là di quello che fa la magistratura, che giustamente persegue il chi è stato, noi dovremmo perseguire anche il perché è accaduto, affinché non si abbiano degli altri errori. Parliamo sempre di presunta malasanità, perché poi ci sono quelle che vanno a sentenza, che sono fortunatamente un numero molto molto minore, e quindi bisogna vigilare per rimuovere gli ostacoli, le criticità che molto spesso anche la riduzione dei fondi viene a determinare. Certo, perché da questo punto di vista questa situazione va anche, diciamo, a toccare direttamente il paziente nello specifico. Insomma, se c'è tutto questo ricorso al giudice, no? Per quello che viene imputato come errore medico, in situazioni magari particolarmente difficili o particolarmente gravi, nel momento in cui il medico ha una responsabilità penale personale, magari la responsabilità non se la prende affatto. Guardi, lei ha toccato proprio il problema. Io parlo più di responsabilità civile, se vogliamo parlare di contenzioso, che di quella penale, perché ovviamente quando si parla di penale si parla di un numero ridotto di casi. Fortunatamente sì. Invece
L'esplosione del contenzioso medico-legale riguarda prevalentemente la responsabilità civile, cioè l'indennizzo, cioè il risarcimento. In periodi di crisi capirà bene, un tempo si faceva con le automobili, specialmente sì, nel sud Italia c'era sì, questa pessima abitudine di farle lettere, non so se si ricorda. Come no? E che poi questo ha determinato l'impennata dei costi, ovviamente, delle assicurazioni, polizze. Chiaro. Adesso sta avvenendo la stessa cosa in sanità, non ci si può assicurare, gli ospedali non sono assicurati, tantissimi ospedali, al di là dell'immaginazione, non stipulano più una polizza, perché hanno i piani di rientro. Perché è troppo onerosa, no? È troppo onerosa, pensando che poi si vanno ad assicurare i medici, i quali poverini neanche si possono assicurare. Una polizza oggi che garantisce una copertura di circa 3 milioni di euro va al di là dei 15.000 euro, quindi oltre 1.000 euro al mese. Perché non è l'ordine dei medici che garantisce una copertura assicurativa, no, ai medici, sono i singoli, no, cioè sono i medici ad persona, ma dover pagare un'assicurazione sì, sulla loro professione, no, ci tenevo a così specificare. Cara, così cara, col paradosso che se hanno il rapporto di esclusiva, quindi sono quelli che hanno dato il, diciamo, la forma contrattuale più percentualmente presente negli ospedali, mm-hmm, in realtà non posso neanche dedurre queste spese, questi costi, esatto, perché esatto, non hanno la partita IVA, esatto, non si assicurano neanche i medici. Qual è il risultato? Che molto spesso il paziente vittima di malasanità può non essere neanche risarcito, e questa è un'altra criticità che va rimossa. Quindi i problemi sono tanti, e quando lei mi ha detto che c'è da lavorare tanto, io vengo dal mondo della medicina, faccio il medico, sono un medico, certamente adesso, come dire, ho un'altra forma di impegno, vedo la sanità da un altro taglio, ma conosco queste criticità, e quindi proprio perché provengo da quel mondo lì devo fare in modo tale che il paziente possa avere la terapia appropriata, perché la medicina difensiva fa sì che si facciano tanti tagli cesarei per non rischiare, per esempio, certo, o tanti interventi non vengono fatti perché sono troppo a rischio. Troppe tomografie assiali computerizzate vengono fatte per il mal di testa, non ci prende più la pressione, dice facciamo l'ATAC perché non sia mai questa cefalea sì, dovuta a un tumore, io passo un guaio, si prende la mia casa con tutto il mutuo che devo ancora pagare. Quindi rendere libero il medico, rendere il medico anche sereno nell'operare, mi riferisco più che altro alle branche chirurgiche, quindi certo, alla chirurgia generale, quella toracica, quella, certo, quella cardiaca, l'ostetricia e ginecologia, l'ortopedia, rendere sereno il medico conviene al paziente. E quindi bisogna un pochettino creare queste condizioni, perché oggi siamo in un mondo troppo litigioso, non solo nei condomini, ma specialmente negli ospedali. Onorevole, grazie. Noi siamo ad augurarle davvero un buon lavoro, perché ne avrà bisogno. Grazie, accetto volentieri questo augurio e saluto a tutti gli spettatori. A grazie. Lei, grazie. All'onorevole Antonio Pallagiano, nuovo presidente della Commissione disavanzi, errori e disavanzi sanitari. Noi intanto siamo giunti al termine del nostro appuntamento anche per oggi, e siamo anche giunti al termine della settimana.